c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere, fino ad arrivare dentro il cuore a un ritmo veloce più forte che c'è. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, renti voci un solo canto che nel tempo vivrà e resterà. Dreams, tutti insieme il momento per dimostrare il valore in te. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme lo crediamo al mondo. Dreams, dreams, venti voci un solo canto adesso. Dreams, dreams, dreams. Buonasera amici telespettatori, ben trovati, un altro appuntamento Dreams Highlights. E allora, prima di andare a scoprire ciò che è accaduto in settimana nella base istruttiva dei nostri ragazzi, ovvero la Crossover Academy, ripercorriamo un po' i punti salienti della scorsa puntata, a partire dalla seconda stella rossa, la nostra Angela, che prima ancora di essere stata nominata aveva già avuto dei momenti di sconforto durante le pause pubblicitarie, e noi l'abbiamo riprese. Dreams! Lo diamo il voto, Paola? Lo vogliamo dire o è... Io do un 5. Oh, è solo un 5? Tu non lo sai che cosa ti hanno messo gli altri due giudici, no? Lo so. Dovete sapere, ragazzi, che i giudici sono soggettivi, cioè, ok? Quindi ognuno di loro percepisce in maniera diversa. Faccio un esempio, allora vi hanno preso alle audizioni, c'era Beppe Vessicchio che ha messo dei voti che vi posso garantire nella prima puntata sono stati stravolti, ok? Quindi ogni giudice ha un modo di percepire in maniera diversa. Magari a lei questa canzone gli ricorda delle, capito? Ci sono tante variabili, però è il giudice supremo, quindi bisogna accettare, magari non condividere, ma bisogna accettare, no, con sportività. Non è che condivido o non condivido, cioè ovviamente la giudice conosce esattamente l'autore, la storia della canzone, ok? E poi intervistando poi veramente tanti cantanti, tra cui magari anche Gino Paoli, conosce bene tutto quello che c'è dietro una canzone. È naturale che lei la vive in maniera diversa da come la vivo io, che non conosco Gino Paoli, ok? Ed è giusto che sia così. E per fortuna che c'è questa sera una Paola De Simone che ti può dire, adesso lei ti ha dato un consiglio che secondo me tu nella prossima puntata metterai a segno, ok? Grazie. È impossibile sempre assegnarvi canzoni che, insomma, ma a parte che la canzone tu la sentivi, ora lei può aver avuto ragione. Ma io la sentivo in un altro modo, cioè nel senso, quella è la canzone più bella. Ma certo, ma anche questo va valutato, però potrà capitare che un giudice esterno non è troppo soggettivo, dovete stare tranquille. Qualche volta con una canzone va a finire che non vi piace, potete ricevere 8. Dici, ma come, questa non mi piaceva, come Giada, che ci è rimasta male la settimana scorsa, ma come, mano a mano il mio cavallo di battaglia ci è rimasto un po' male. Può capitare, il giudice esterno è così, però... Gli altri due, non vi preoccupate, vedono il percorso che state facendo, quindi non state tranquille, ok? Siete state bravissime tutte e due, forza, torniamo. Le sue lacrime avevano già predetto, insomma, questa stella rossa, e la nostra Angela si è scontrata per la sfida interna con la prima stella rossa, ovvero Silvia. Dreams! Mare, mare,
nostro regolamento prevedeva che il nostro giudice poteva richiedere una seconda esibizione delle nostre concorrenti ed è stato proprio così per Paola De Simone. Io Silvia l'avevo già sentita cantare la scorsa settimana, due settimane fa, esatto. Scusami, e lei con Senza Fine l'ho già sentita, ma siccome non ho le idee chiarissime okay. su chi salvare, tra virgolette, chi... dai che non vanno al partito, ecco, allora io chiedo, è possibile ascoltarle cantare qualcos'altro rispetto a quello che ho già sentito? Ok, perché il regolamento parla, in realtà non vai proprio tanto lontano dal nostro regolamento, perché si prevede una seconda canzone che i ragazzi devono sempre avere pronta. Bene. Da poter esibire proprio in questo caso. Senza pietà io ti amerò. Distinto, anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi. Il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Che le parole nell'aria sono parole a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Grazie. Chi prenderà Paola la stella nera questa sera? Silvia. Silvia, stella nera, eccola qua. Silvia adesso è passata tutti i colori. Premesso che Silvia ha una grande carica, adesso non sto facendo, come dire, dando il contentino. Canta molto bene, ha tanto da dire, tanto da dare, quindi io Silvia non ti chiedo, ti prego di andare avanti, la scelta andava fatta. Lei ha meritato di non prendere la stella nera perché secondo me ha cantato meglio, okay. Ha cantato bene, si sentiva il pathos, strada da fare ce n'è tanta, Angela, buono studio, buon cammino. Dreams! Finita la puntata, telecamere spente o quasi, è successo questo. Angela, se però non piangete, se io piango poi mi fa male la testa. C'è il brillo, Angela. Cioè Angela, basta, stasera hai pianto troppo, cioè non ce la facciamo più. Ci serve un canotto, portate un canotto che Angela ha pianto troppo. Guarda, che secondo me, posso dirla io una cosa? Mi credete? Adesso dico una cosa che non è molto popolare. Ma se tu questa sera prendevi la stella nera, avresti affrontato la sfida in maniera diversa. Io sono sicura che lei sfonda tutto e non lascia il posto proprio a nessuno. Quindi di questo ci metto la mano sul fuoco, ragazzi. Anche se voi sapete che veramente ci sono tanti ragazzi che vogliono entrare al vostro posto, ok? E ce la metteranno tutta, ma io sono sicura che ce la mettete tutta anche voi. Dai. L'affetto di tutti noi? Dai, vai Silvietta, dai, studia tanto, preparati. Cosa avete pensato del giudizio del nostro giudice speciale? Io
Io credo che è stata molto difficile anche per lei, perché comunque si tratta di due belle voci, diverse ma molto belle, e quindi una purtroppo doveva eccellere. È vero. Quindi. Tu sei rimasto contento invece dei, diciamo, dei voti che ti hanno dato, perché alla fine c'è stato un voto? Sì, io ho sentito solo il voto di Fausto 9, non me l'aspettavo, e sì, spero che sia arrivato un sentimento, un qualcosa, perché ci tenevo a cantare bene questa canzone, ha un enorme significato per me, quindi. Ecco, Fausto scusa, vieni un attimo qua. A Lorenzo gli hai dato 9, Lorenzo felicissimo. Stupito. Bravo Lorenzo, è stato veramente bravo. Sì. Veramente. Ma te lo ricordavi che hai dato 9 a Lorenzo? Sì, sì, sì. Daniele Groff. Daniele Groff, giusto? Certo. Te lo devi ascoltare, me lo prometti? Promesso. Okay. Pure io, perché Lorenzo non so chi sia, pensa. Vai, quanto Federico, sono. Noi siamo i giovani. Noi siamo giovani, Fausto, devi anche capire questo, cioè abbiamo questa vena artistica giovanile. Beh, che io purtroppo, insomma, appena impervia. Compiuto 18 anni, e quindi diciamo. Sì, la barba però. No, la barba è finta. Non dice. Senti, io volevo ascoltare Michele. Michele, come è andata la tua prima esperienza? È stato bello e la canzone era difficile, perché fare una canzone del genere molto dance in uno studio. Poi io non l'ho detto questa sera, ma alcuni giudici lo sapevano, che tu comunque sei un cantautore, sei, sì, come Francesco, no? Sì, due, sì, cantautori, sì, in studio, quindi Francesco questa sera ha dato, diciamo, un pizzico di personalità alla sua canzone, sì, ha rischiato, però è andata bene, no, Franci, personalmente... vero? Hai rischiato, però alla fine, dai... Poteva andare meglio, per andare bene, dai. Sempre, può sempre andare meglio, Francesco, può sempre andare meglio. Andrà bene. Ma il maestro Lindo che dice? È contento, è soddisfatto? Sembra contento anche lui, dai. Sembra? Maestro? È bravissimo, come noi, sono molto soddisfatto di Francesco. Sei soddisfatto? È stato molto bravo. E, gli stavo dicendo, deve entrare molto nel mondo degli altri autori. E, sì. Perché... chiaramente chi scrive fa fatica, sì, a metabolizzare. È vero, è vero. No, infatti parlavo con Michele, scrittura. Sono i due cantautori, esatto, del gruppo. Anche no? Michele è già un pochettino più grande di Francesco, quindi ha giusto qualche anno in più, e quindi è già un pochettino più maturo da quel punto di vista. È un pochettino più maturo. E Francesco sta iniziando adesso ad affrontare il mondo del cantautorato, che non gli appartiene. Quindi secondo me è stato bravissimo stasera. Dai, bravissimo, Francio, meglio del maestro, bene, che te lo dovevo dire. È stato bravissimo Michele, perché comunque Michele ha affrontato un brano di Mengoni che è di una difficoltà infinita. Esatto, cantare Mengoni, guarda, esatto, è cosa improponibile. Mamma mia. Prepararlo una settimana, 10 giorni, cioè diventa davvero molto difficile. Quindi è davvero... secondo me sono stati bravissimi, davvero molto molto bravi, Federica. Davvero bravi. Aggiungiamo, viva chi scrive cose proprie. Bravo, bravo Michele, bravi, bravi ragazzi, complimenti. Lelio, dove sei? Lelio il vincitore. Lelio con le due stelle, cioè due, Lelio, cioè crepi l'avarizia, no Lelio? Ma sinceramente non me l'aspettavo, però è stata ridaccele, una bella botta. Ridaccele. Se le vuole... No, no, no. No. No, me le tengo, mo che l'ho presa. Allora, tu sai che la stella blu ti ha autorizzato a prendere quella oro, perché questa sera coi voti non infatti... è... Mentre l'altra settimana... eri a pari merito, ma il nostro maestro Piero Mazzocchetti ti ha penalizzato di un punto, o meglio, dai, ha regalato il punto alla nostra, sì, Giorgia. Sì. Invece questa sera eri due punti sotto e con i tre punti della stella blu, cioè, ma ti hanno votato in tanti, davvero. Arrivavano questi, grazie, WhatsApp, grazie. Lelio. Eh? Ma... hai fatto colpo? Ma no, hai pagato tanti? Diciamo, il debito sarà ripagato, tranquilli ragazzi. Dai, bravo Lelio, adesso custodisci le tue stelle, perché come ho detto Lelio, e non stavo scherzando, secondo me la tua stella oro, sì, 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 ti servirà. Ne sono anch'io convinto. Perché sai, ti può salvare da una condotta spiacevole, Lelio, eh? Va bene, va bene. Dai, sto scherzando, bravo, no, dai. Bravo, grazie. Bravo. Tanto studio la prossima settimana con gli highlights. Siete stati bravissimi. Dreams. Non ci provate, eh? Andiamo solo un attimo in pubblicità, torniamo fra pochissimo. Dreams highlights. Dreams, dreams, dreams.
È partita quindi una nuova settimana accademica e i nostri ragazzi, una volta ricevuti i brani dai loro coach, hanno cominciato a prepararsi. Vediamoli insieme. Dreams. Ciao Giada, come stai? Bene. Allora, come è andata in trasmissione? Come ti sei sentita? Bene, però poteva andare meglio. Allora, la canzone è andata benissimo secondo me. Poi hai preso anche un bel punteggio, forse il giudizio non è stato proprio un giudizio bellissimo, però ecco, la canzone l'hai cantata bene. Il brano che ti abbiamo assegnato ti piace? Di cosa si tratta? Alleluia, comunque una canzone cristiana, parla... Sì, l'interpretazione di questa canzone nel testo negli anni è cambiata, anche perché l'autore poi ha spesso ritoccato il testo di questo brano. Benissimo, è un altro tipo di brano rispetto a quelli che hai cantato. Iniziamo a provarla, almeno la prima parte, Giada, ok? Andiamo! Giada, questa è solamente la prima parte, ora vedremo anche quando cambia tonalità, si alza di un tono, quindi lì è più impegnativo. L'approccio è corretto, ok? Ci vediamo in accademia per analizzarla meglio e poi naturalmente in puntata. In gamba, ciao Giada. Ciao. Ciao. Allora, come stai innanzitutto? Bene. Allora, che cosa ne pensi della canzone che ti ho segnato? Bella, una canzone nuova, fresca e molto bella. Sì, dai, sì, sì. Bravissima. In trasmissione come ti sei sentita quando lasci l'amore? Tanta dai. Emozione, tanta emozione, ma anche lì un momento stupendo. Allora, ho deciso di darti qualcosa di più ritmato, di più fresco. Okay. Ora, il classico l'abbiamo certo. Postato, cerchiamo di fare vedere anche un'altra Giulia. La sì. Canzone di Alessandra Amoroso. Ok? Attenzione sia al registro basso, ma soprattutto vedrai ai respiri, perché Alessandra Amoroso ha una respirazione molto nel fraseggio molto lunga. Proviamolo un attimo. Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo sassi. Ciao Riccardo! Ciao! Come stai? Tutto bene. Oh, ricordati, tu hai fatto una promessa in diretta, ti ricordi la promessa che era stata? Ti ricordi? I capelli, certo, il prossimo tuo taglio. Ah, sì. Mi metti da parte, vero? Sì. Una scrutina di capelli, dai, scherzo. Come stai, caro? Tutto bene? Come sta sì. Andando il nuovo brano? No, bene. Allora, lo scorso brano è andato... Sì, benissimo. Un'apoteosi, standing ovation, benissimo. Sicuramente andrà bene anche questo. Allora, dai, vogliamo provarlo, che dici? Sì. Sentiamo un attimino come va, dai. Quando tu vista arrivare, bella così come sei,
finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma presto se tu te ne vai. Allora, oltre ai capelli anche la voce mi devi, dovresti, mi fai un regalino, un cofanetto di Natale, ci metti un po' di capelli e tanta voce, va bene? Va bene. Me la presti, me la regali? Sì. No, tienila tu che è bellissima. Dai, da... beh, bello davvero. Una bellissima emozione. Bellissimo, Rick. Prossimi giorni, fra 2 o 3 giorni ci rivediamo di nuovo. Qualsiasi cosa lo sai. Okay. Ci sentiamo, ci telefoniamo. Sì. Caro, buona serata. Grazie a te. Ciao Riccardo. Ciao. Eccoci, Martina. Salve. Come stai? Tutto bene, grazie. Dai, com'è andata l'ultima puntata? Potevo fare meglio, però sono contenta tutto sommato. Hai preso un buon punteggio, sì. La canzone era molto, molto ritmica, l'hai interpretata veramente bene. Questa settimana però abbiamo pensato a una cosa opposta. Che ne dici? Ti è piaciuta la canzone che ti abbiamo proposto? Sì. Allora, ti sei spaventata un po'? Non tanto, perché comunque è una canzone che ho a cuore e che ho dedicato a una persona che purtroppo adesso mi fa piacere. È un classico, un amore così grande. Sì. Non è comune assegnarlo a una donna, però sì. Crediamo che tu possa farla e interpretarla bene. Di solito è un tenore che si avvicina a questa canzone. Iniziamo a provare, Martina, va bene? Sì. Dai. Tanto sorriso. Cara, come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai, io ti ringrazierei, ma poi non so spiegare. Annoteremo tutto, quindi ti riaspetto in accademia per vederla meglio. L'approccio è ottimo, Martina. Grazie. Va bene? Sì. Ci vediamo in accademia per prepararla meglio e poi naturalmente in puntata. Mi raccomando, lavora sulla base che ti ho editato. Va ok? Bene. Arrivederci, alla prossima. Ciao Francesco, come va? Bene. Tutto bene? Sì. Procediamo allora col talent? Sì. Intanto complimenti, sei stato bravissimo. Grazie. Direzione Paradiso, pezzo a parte mi piace tantissimo. Poi con la barra tua pure che hai inserito, bellissima, però molto bella. Grazie. Senti caro, noi cantiamo ultimo, no, non per ultimo, cantiamo ultimo, un brano di ultimo. Pianeti. Tutto aspetto perché nella tesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano. E tu aspettami lì in alto sulla grande ruota, dove il mondo è solo un punto da lasciarsi dietro. Prendimi per mano e disegniamo 1000 passi, e la fantasia che trasforma in pianeti sassi. E ho perso voli, e ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi. E ho perso il tempo per le canzoni, quando ti urlavo e tu non lo sapevi.
perdere te, ma tu eri un passo dal perdere che, per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche so il perché, che ero un passo dal perdere te, e tu eri un passo dal perdere me, io che non ho avuto mai niente di vero a parte te. Francesco, va bene, però occhio al tempo sempre, eh? Va bene. Attenzione. Però va bene, dai. Ci piace il brano? Mi piace. Ti piace? Mi piace tantissimo. Vabbè, piace anche a me, dai. Lo vogliamo cambiare? No. Va bene. Però c'è, va bene, va benissimo, dai. Molto ritmico però, stai attento. Con la parte soprattutto parlata, più ritmica. E... però secondo me è ok. Andiamo avanti. Anche per me, dai. Va bene, Franz, bravissimo. Ciao bello. Ciao Francesco. Ciao Lola, come stai? Bene. Dai, ben rivista. Allora, diciamo che te la sei cavata benissimo in trasmissione. Il brano che abbiamo scelto davvero ha colpito. Questa volta però abbiamo scelto una canzone più lenta, più romantica. Abbiamo pensato a Perfect di Ed Sheeran, come ti avevo già accennato. È una canzone meravigliosa e mi è sempre piaciuta perché appunto al suo interno c'è appunto Ed Sheeran che fa questa canzone per la sua amata, no? Che prova amore per questa ragazza. E visto che c'ho il ragazzo... Perfetto. L'ho cantata molte volte questa canzone, mi sono sempre immaginata di avere appunto questa persona, il mio ragazzo. Bene, davanti. Bravissimo. Cerca di lavorarci in settimana, ci vediamo in accademia per riprepararla meglio e poi ci vediamo in puntata. Bravissima Lola, ti aspetto la prossima settimana. Grazie mille. Ciao Lola. Ciao Gioia. Ciao. Tutto bene? Tu? Ok, bene, grazie, bene. Allora noi passiamo da un brano dolce a un altro brano dolce. Sì. Vero? Sì, vabbè, sì. Ma è giusto che sia così, è bello. L'altra volta poi hai cantato un brano in italiano. Stanotte è bellissimo, un brano di Risa. E questa volta non lo diciamo il titolo perché solo a citare il titolo ci vengono i brividi, però dai, la cantiamo. Allora, come sta andando la preparazione del brano? Ci vediamo bene, è vero? Brano difficile, però insomma ci può stare. Senti, vogliamo. La proviamo un attimino? Va bene. Così me la fai ascoltare. And I think to myself.
piace? Sì, è bellissimo. Bene, bene. Bella canzone e credo che tu la stia preparando bene. Grazie. Beh, penso proprio di sì. Va bene, allora, cara Gioia, è stato bello vederci e sarà ancora bello vederci. Ci vediamo da qualche giorno. Va bene. Tante belle cose. Anche buona serata, buon fine settimana. Va bene. A presto. Grazie. Ciao. Ciao Leo. Ciao, come stai? Tutto bene. Parlami un po' della puntata precedente. È stata dura. Perfetto. È stata dura perché la base non era semplice, l'attacco era molto difficile da prendere e quindi una volta che sono entrato quel mezzo secondo dopo è stato difficile riprendere bene il filo, però spero di fare meglio le prossime puntate. Ok, stai tranquillo, non hai fatto una brutta figura, anzi è da elogiare il fatto che ti sei messo subito in gioco con un ritmo forse ecco che non ti apparteneva proprio. Come già ti hanno comunicato, qual è la canzone che dovrai cantare? È proprio Il Mondo? Il Mondo. Ok, una canzone importantissima in Italia, ok? Secondo me ti puoi muovere bene su questa canzone. La canzone è basata su un crescendo. Devi pensare a qualcosa che cresce, ok? Gradualmente, per poi esplodere sull'inciso. Proviamo un attimo in questa tonalità. Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e con l'onore della gente come me. Quindi sono un po' giù di voce. Tranquillo, in questo cambio di giorni. In questo cambio di tonalità adesso non sei riuscito, però ci lavoreremo in settimana. Non credo di cambiartela, è solamente una condizione secondo me momentanea del giorno, quindi stai tranquillo, l'affronteremo in settimana. Mi raccomando però, lavora su questa base, che è un po' un... è partita classica, poi è diventata pop, quindi dobbiamo stare attenti a far sentire tutte queste piccole variazioni. Lavoro sulla base, ti aspetto in settimana e poi ci vediamo in trasmissione. Va bene, mi raccomando, grazie. Ciao. Okay, ciao. Ciao Leo. Ciao Manuel. Ciao. Tutto bene, caro? Sì, sì. Ok. Allora, dopo il Diodato ci cimentiamo con Michele Zerrillo. Una cosetta da poco, così giusto, eh? Sì. Allora, 5 giorni, un brano bellissimo che bellissimo, insomma, a me mi piace tanto tanto. Piace anche a te, insomma, sei così giovane, sei un ragazzo, però è un brano bellissimo, stupendo. È anche molto difficile da fare. Come sta andando? Sto andando abbastanza bene, dai. Sì. Secondo me siamo già a buon punto, però intanto ci lavoriamo su in vista della prossima gara. Vogliamo provarlo? Partiamo? Dai, vediamo un attimino come va, eh. Inchiodato a te, tutto ancora più di tutto, per cercare di scappare, ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male, che quando tu stai negando non sei mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò? Aiutami a distruggerti. Va bene Manuel, va benissimo. C'è la ripresa del ritornello, fra nulla, stiamo guardando adesso questo brano, quindi ci mancherebbe. Poi una cosa, sul proseggio, attenzione quando fai su bridge, se un sound che dice se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, giusto, dicevo che non farlo troppo melodico, se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, che di prima
Il bello è più comodo. Mi dici, amore mio, come farò? Capito? A tagliare un pochettino. Poi c'è la ripresa finale. Comunque, Manuel, bravo. Ok, Manuel. In gamba e ci sentiamo presto, tra qualche giorno. Va bene. Grazie, caro. Ok. Ciao, Manuel, a presto. Ciao, grazie, grazie mille. Grazie a te, ciao, caro. Donato, ciao. Ciao. Bentornato. Allora, facciamo qualche commento sul, sì, sulla tua esibizione in trasmissione, dai. Allora, a parere mio è andata bene. Ok. Perché comunque mi sono riascoltato, ho potuto captare a livello interpretativo se c'era un qualcosa dove ho esagerato un pochettino e dove magari potevo dare un po' meno, un po' di più. Personalmente mi sono piaciuto. La canzone l'hai cantata bene, Donato, però sapevamo benissimo, e te lo sapevamo, che esprimerci in italiano ci avrebbe causato qualche problema, ma non perché tu abbia cantato male, perché senti molto di più la lingua inglese. Per la prossima settimana quindi abbiamo deciso di assegnarti questa canzone stupenda. Come si chiama questa canzone? Si chiama Don't Let the Sun Go. È un brano di Elton John del 74, poi in un concerto del 91 insieme a George Michael diventò ancora, sì, di più celebre. Quindi, fantastico, mi raccomando, qui secondo me ci può stare davvero bene. Molto molto, vediamo, molto bene. No more of your darkness. All my pictures seem to fade, black and white. Dobbiamo andare a perfezionare davvero tante notine, ma ci sei dentro, il genere ti piace, quindi sì, c'è tanta personalità. Sì, ti aspetto in settimana appunto per vederla nei minimi particolari e poi in puntata sicuramente farai una bellissima figura. Va bene, okay? Lo spero. Ti saluto. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Lorenzo. Ciao. Come stai, Gabo? Tutto bene. Anch'io, non c'è male, dai, sono contentissimo di vederti. Anche tu mi farei ascoltare un brano che a me, cioè, dire poco mi piace, di più, voglio di più, molto di più. Allora, era bellissimo, è stato bellissimo quello che hai cantato la scorsa gara, e quindi questa volta mi canti questo brano e mi fa impazzire. Quindi, che dirti, insomma, tu sei contento di cantare Cambiare di Alex Baroni? Certo, direi. Certamente. Allora, caro, vogliamo partire? Certo, va bene. Io dovrò cambiare. Amore,
Ah, ok. No, ce perché ce l'hai tenuta così bene fino alla fine. Speriamo che regge. No, no, ma ci stai tranquillamente bene. Hai abbassato un po' il volume. Alza un pochettino. Va bene, va bene. Tieni un pochettino più. Di volume un pochettino più alto. Tanto ci sta bene, ci stai tranquillissimo. Che dici, bravo. Grazie. Bello, bello davvero, dai. Stai davvero a buon punto, secondo me. Grazie. Ti piace come ti sta venendo? Sì, 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 sì. Mi piace, sì, sì. Questo brano. Mi piace che tu sia soddisfatto. Sì, sì. Credo di sì, dai, insomma. Sì, 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 sì. Si può sempre migliorare. Ma sicuramente, dai. Però comunque ci stiamo dentro. Lorenz, è stato bellissimo. Ciao, ti auguro buona serata. Ci vediamo prestissimo. Sì, speriamo presto. Ciao, caro. Ciao, Dindo. Angela, come stai? Tutto bene. Ciao, belli vista. Dai, parliamo un po'. Come è andata in puntata? Poteva andare meglio, diciamo. Dai. La canzone non l'hai cantata male. La critica ci può stare. Io poi l'ho detto anche in trasmissione. E il modo come sei stata criticata forse non è proprio delicatissimo, però la critica va accettata, è sempre costruttiva. Quindi secondo me, naturalmente non la verità, però le critiche, le osservazioni di altri vanno sempre accettate. Comunque stai tranquilla, poi alla fine te la sei cavata, ci è dispiaciuto per Silvia che ha preso la stella nera, però tu alla fine sei rientrata. Ok, cambiamo completamente canzone. Che canzone ti è stata assegnata? Tra del mare di Loro Rossi. Come vedi non c'entra niente con un tre quarti, sì, come senza fine. Allora, è molto molto più pop come canzone, quindi vogliamo vedere in te anche un'altra veste. Ok Angela, mi raccomando, iniziamo a provarla, ok? Poi ti dico qualcosa. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Se io che avrei vissuto da te nella tua strana città, sola con l'istinto di chissà, sola ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. No, amore, no, io non ci sto. O ritorni o resti lì. Non vivo più, non so. Siamo tutti in settimana, ok? Va bene. Ti aspetto in accademia e poi naturalmente in puntata. Ciao. Ciao. Andrea, ciao, come stai? Ciao, bene, bene, grazie. È sempre un piacere vederti. Grazie. Grazie anche a te, caro. Allora, inutile dirti che sei andato alla grandissima l'altra volta, scorsa puntata. Sei contento tu? Sì, sì. Possiamo sempre migliorare, poi hai cantato bene. Questa volta Andrea c'è una canzone che io amo particolarmente, giuro, mi piace da morire questa qua. E io che non vivo, è proprio una bellissima canzone, una dichiarazione d'amore, dai. Senti. Io che non vivo più di un'ora senza. Cioè, ma ragazzi, dopo quella frase lì non c'è più niente da dire. Io che non vivo più di un'ora senza te. Cioè, una frase del genere detta da una donna e dice. Punto. Quindi mo tu la devi cantare però. Siamo qui. Noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so. Ti dico questo,
Non allungare troppo lì. Allora, sei mia, ma è troppo lunga secondo me. Okay. E l'attacco, tu hai fatto un attacco, siamo qui. Sì. Troppo lunga. Ok. Parlo un po', siamo qui. Va bene. C'era la modulazione, eh? E va bene così. Vabbè, adesso la stai assimilando, la stai studiando la canzone, quindi va benissimo. Andrea, ok, ci vediamo prestissimo, fra qualche giorno, prossimamente ci aggiorniamo, qualsiasi cosa lo sai, ci telefoniamo o ci messaggiamo. Ciao bello! Ciao! Ciao Irene! Ciao! Come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. Abbiamo visto che in trasmissione purtroppo non c'eri, quindi spero che tu stia... Sì, adesso sto bene, ho avuto l'influenza e sintomi influenzati. Perfetto, stai tranquilla. Naturalmente la canzone non te l'ho cambiata. Okay. Manteniamo il brano di Michele Bravi, il diario degli errori. Iniziamo a provarla. Mi raccomando, stai attenta al tempo. Devi essere molto attenta al tempo, che è un tempo composto. Devi stare. Ha delle frasi anche abbastanza difficili, quindi attenzione anche al fraseggio. Proviamola subito, Irene, partiamo. Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata. Sono andata sempre dritta come un treno. Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero. Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio. E non ho mai detto resta se potevo dire addio. Ho che volte ho dato ascolto a chi dovevo dare. Ci siamo, mi raccomando, questa è l'espressione giusta, ok? Ci vediamo in settimana e soprattutto in puntata, va bene? Okay. Ciao Irene, mi raccomando, lavoro. Ok, grazie, ciao Irene, ciao. Ciao Giorgia. Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Benissimo. Allora, un gran piacere vederci e così ti ascolto questo brano. Vabbè, tanto, piccolissima tua impressione della scorsa gara. È andata abbastanza bene. Cantato bene, è andato benissimo. Grazie. No, stupendo, bellissimo. Ma la tua età cantare quel brano lì, voglio dire, dai, veramente bello, complimenti. Grazie. Allora, questa volta cantiamo in inglese, cantiamo Christina Aguilera, sì. E quindi un brano che a te piace particolarmente. Io sono contento di questo. Stai studiando, lo stai guardando? Sì, lo sto studiando. Un po' la canticchiavi, diciamo, un pochettino così prima, esatto, però adesso la stai un po' più approfondendo. Esatto. Ma la fai ascoltare un po'? Sì. Vuoi cantare? Sì. If only I knew what I meant today. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wanna do to have just one more chance.
ricordo prima. Aspetta, mi ricordo. Che cosa? Mi appoggio un attimo qui. Aspetta, mi appoggio un po', però un attimo di così. Sei stabilizzante. Grazie. Allora, bellissimo, bellissimo. Allora, ricordi un po' meglio alcuni suoni, alcuni punti, qualche notina, però insomma la stai studiando bene, dai, siamo sentiti, no? Cioè, sì, mi piace. Molto tecnico, però sicuramente sì, ci stai molto dentro, è bravo. E io credo che sia veramente un bel brano per te questo. Meno male, sono contento. Sì. Va bene, Giorgio, allora guarda, va benissimo, chiaramente ci aggiorniamo breve, ci sentiamo, qualsiasi cosa chiaramente aggiorniamoci. Ci vediamo tra qualche giorno e che dirti grazie. A te. Che bello questa canzone, bello. E buon fine settimana, dai. Grazie mille. Ci vediamo presto. Grazie anche a te. Ciao Michele. Ciao Lindo. Come stai? Bene? Bene, molto bene. Ti vedo in gran forma. Grazie. Allora, intanto fammi dire una cosa. Mengoni a me fa impazzire. E l'hai cantato. Come hai cantato? Allora, quando mi sono sentito live pensavo di aver così, però poi risentendomi, dai, non è andata male, si può fare di più sempre, come sempre, però era una canzone difficile, si può fare sempre meglio, però hai cantato bene. Grazie. Questa volta cantiamo in inglese. Sì, in inglese okay. Insieme a... Insieme a una parte che ho scritto in italiano. Quindi c'è una parte tua nella canzone, sì. Brano di Sheeran. Sì. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets dark, you know it can hurt. But it's the only thing makes I feel alive. Giornate coperte da pioggia, i fiori ricordi più amari, i lacrimi al vento che impazza, urla buttate lì fuori, la vita che passa. Tra ricordi e canzoni, tra distanze ed amori, tra fastoni e colori, e la vita che scorre veloce. Cambiamo lingua, quindi fai sentire bene le fine delle parole. Ok. Perciò sembra quasi un italiano cantato in inglese. Ok. Quindi, soltanto quello di, purtroppo, le due lingue sono molto diverse dal punto di vista musicale. Quindi, occhio bene alle finali e alla ritmica sull'italiano. Però è bellissimo, Michele, è veramente bello. Complimenti, bravo. Grazie. Senti, allora, ci sentiamo a brevissimo. Ok. Qualsiasi cosa, ci telefoniamo, ci chiamiamo, ci messaggiamo, insomma, ormai. Siamo in diretto contatto, vero? Va benissimo. Comunque, davvero molto bello, Mick. Grazie, sono contento. Buon fine settimana. Arrivederci. Ciao. Buona giornata. Anche a te, ciao. Ciao, Nora. Ciao. Come stai? Tutto bene, e tu? Bravo, bene, grazie. Tutto bene. Allora, al di là del fatto che sono contentissimo invece di vederti. Grazie. Brava per la scorsa puntata. Beh. Quel pezzo, io ho detto che l'avevo scritto per te. È vero. Mi sono forse un po' allargato, non lo so, però secondo me è vero, perché insomma mi piace tanto quando canti quel brano. Grazie. Questa volta cambiamo genere però, per la prossima gara, giusto? Questo è un brano molto molto intenso, non Hollywood.
Ok, che mi dici di questo brano? Giusto due paroline se vuoi dirmi, se no cantiamo subito, dimmi sì. Tu, eh. Allora, quando mi avete assegnato questo brano sono stata felice perché comunque è un brano bellissimo e poi io, avendo perso mio nonno 2 anni fa ed era come un mio secondo papà, certo. E, diciamo che questa certo. Canzone è veramente, mi fa veramente emozionare e poi la canto per lui quando certo. La canterò in studio. E quindi siamo contenti di questo, dai, vuol dire che allora piccolo regalo se vogliamo sì. Che ti abbiamo fatto, massimo rispetto per amore certo. Di Beato, però sicuramente è una bellissima canzone, un bel testo, davvero molto bello. Sembra un po' il secondo tempo di un finale da scordare, come un taxi alla stazione che non riesce a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende i pesci ma prende noi. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita adesso è un ponte che ci può crollare, la vita un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò. Perché mi fate queste cose? Mi dovete mettere così in difficoltà voi, perché che ti dico? Cosa ti posso dire? Che è un'emozione pazzesca. Grazie. Bel dramma. Grazie. Allora io credo che siamo veramente a livelli molto molto belli alti. Qui siete brevissimi tutti, ma poi cantate dei brani veramente intensi. Beh, bello davvero. Allora, bellissimo. Allora guarda, facciamo così. Ti chiederei ancora di cantarla, però no, adesso per via. C'è poco tempo. Sì. Allora, la canterai sicuramente in gara. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Va benissimo. Bene. Ok. Sì, cosa lo sai e che dirti, grazie. Grazie a te. Continua così. Sì. A presto, ciao. A presto, ciao. Ciao, ciao. Ciao, maestro. Ciao, Laura. Ciao, Sofia. Ciao, maestro. Come stai? Tutto bene, grazie. Bene, bene, grazie anch'io. Sono felicissimo di vederci. Oh, che bello, quando ci vediamo è sempre bello. Poi cantiamo. Anch'io. In realtà canti tu. Mi piacerebbe cantare con te. Oh, un bel duetto. Se tu me lo consenti, il duetto, no. Certo, non credo. Non voglio rovinare la tua bella voce, guarda. Sì. Ci possiamo provare, eventualmente lo ascoltiamo prima. Se ci piace. Se no, se è presentabile, ma non per colpa tua, per colpa mia, lo possiamo presentare in pubblico. A parte tutto. Allora, sei stata bravissima. Grazie. Con il brano Meraviglioso Amore Mio. E adesso canterai un brano, mamma mia che bello. Brani tutti molto molto intensi, molto delicati, particolari, quindi questo poi so che ti piace particolarmente, vero? E quindi dai, vuoi fai ascoltare? Vediamo un attimino come sta andando. Je ne m'en fuis pas, je vais. Comprenez bien, je vais. Sans fumée, sans alcool. Je vais, je vais. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. Che bello, credo che ti sia proprio benissimo questo brano, vero? Sì.
è uno dei miei preferiti. Infatti si vede Sofia, bello anche il colore della voce, molto bello, come esponi anche le frasi, insomma, bello. Bravissima Sofia. Grazie. Una bellissima emozione mi ha regalato, grazie. Allora, ci sentiamo prestissimo. Va bene. Qualche giorno ci rivediamo e per adesso ti auguro tutto bene nel mondo. Altrettanto. Poi noi ti dobbiamo fare te, mi raccomando, sì. Adesso te l'ho detto, Va bene. Però non lo dire a nessuno. No, un segreto, top secret. Il segreto nostro. Arrivederci, ciao, ciao. A presto, ciao. La nostra stella nera Silvia è agguerritissima e si sta preparando veramente al massimo per questa sfida esterna, dove potrebbe rischiare il suo posto. Dreams! Buonasera. Prego. Sì, ti accomodi. Come stai? Bene, diciamo bene. Dopo le ultime due puntate, sì. Dai, le cose non sono andate benissimo, a mio avviso giustamente, comunque. Anche per me. Ti ho anche difeso. Non sono d'accordo. Ok, parlami un po' di questa situazione. Allora, io ci ho messo tutta me stessa a questo giro, ci ho messo davvero tutta me stessa, però ci sono rimasta male. Molto più male della stella rossa, perché sì. non me l'aspettavo e secondo me non me lo meritavo, almeno la nera no, però dai. È quello che penso anch'io, stai tranquilla perché secondo me toglierai subito questa stella nera. Speriamo. Speriamo che questa volta sia una volta buona. Perché... Il brano che abbiamo scelto è un brano di Nina. Sì. Portati via, quindi è un po' diverso dagli altri che cantano soprattutto per il mare d'inverno, esatto. Comunque prof, adesso riparto con più grinta di prima perché io devo vincere questa sfida. Perfetto Silvia, questo è lo spirito giusto, partiamo. Mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta, ti ascolto, dimmi tanto e come l'altra volta facciamo un bacio a me. Per approcciare la canzone, sì, sì, ok? Sì. Continueremo a lavorarci. Stai tranquilla perché vedrai, non andare terrorizzata da questa stella nera. Secondo me sono stati delle coincidenze, Silvia, delle coincidenze. Dei 20 concorrenti sicuramente non eri da stella nera. Però sì. A volte le circostanze possono portare a questo. Stai tranquilla, cantala bene, analizziamola bene e vedrai che sicuramente finalmente troverai soddisfazione in questa trasmissione. Speriamo. Ti aspetto in settimana, ti saluto, okay. Mi raccomando, lavoraci. Ok. Ciao Silvia. Ciao prof. Ciao. Ma anche per la stella oro, l'elio, insomma c'è stato qualcosa da discutere. Guardiamolo insieme. Dreams! Sì. Ehi. Buonasera. Buonasera. Come stai? Bene, bene. Bene, bene. Ci vedo che stai bene. Parliamo di questa stella oro. È stata una bella traguardo, un bel risultato. Te l'aspettavi? No, non troppo, però ho puntato ad arrivare. Tu sai benissimo che con questa stella hai dei vantaggi. Ora, sì. Che hai intenzione di fare? A tal proposito, mi era stata data una canzone, non so, Laura non ce l'ha, è arrivato il messaggio. Volevo chiedere se con la stella d'oro potessi cambiare, potessi... Allora, Lelio, tecnicamente si potrebbe fare. Tu che ne pensi? Sarebbe corretto? Beh, avendo questo vantaggio... E soprattutto perché vuoi cambiare? Vorrei cambiare perché non è troppo nelle mie corde questa canzone, questo, credo personalmente. Allora, in realtà noi qui con il direttore artistico cerchiamo di segnarvi dei brani che siano anche un po' diversi dal vostro genere, per non farvi vedere sempre in maniera uguale. Quindi hai portato adesso due brani che sono molto
lenti, tu interpreti tantissimo, gesticoli tantissimo. Con questo brano abbiamo pensato che non lo potessi fare, ma non per penalizzarti, per cercare di anche di migliorarti. Che senso avrebbe fare un percorso piatto? Noi ti consigliamo di fare un percorso che ti porti verso un miglioramento. Comunque, di questo argomento ne parleremo con il nostro direttore artistico Piero Mazzocchetti, che vediamo un po' cosa, che decisione prende. Io non te la consiglio, se sei d'accordo iniziamo a provarla, ok? Vediamo che tipo di approccio hai avuto. Partiamo. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male non lo sa. Che non mi è mai passata, Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Sto da schifo che non lo vorrei stare con te pensando a lei. Stasera voglio stare al senso, andiamocene di là. A forza di pensare un uso. Tranquillo, sapevo che poteva metterti in difficoltà come canzone, ma non è detto che tu non la possa fare bene. Devi lavorare tantissimo sul ritmo. Adesso hai portato due canzoni che erano due vestiti perfetti per te. Questo è un vestito adesso che dobbiamo un po' aggiustarlo, ok? Per il momento ti sta un po' largo, mi sa che dobbiamo stringerlo. Allora, ci vediamo in settimana, mi raccomando, lavora sulla base che ti ho mandato per analizzarla meglio. E poi in trasmissione devi cercare di dare il meglio di te. Ti ho visto troppo statico questa volta, quindi dobbiamo cercare anche di migliorare un pochino il movimento e tutta la consapevolezza corporea. Ci vediamo in trasmissione, ok? Va bene. Ciao Lelio. Ciao maestro. Ciao, ciao, ciao. Lelio, ho chiesto di parlare con te perché sentendo Pierluigi Santullo, quale mi ha un po' riferito che avevi necessità e volontà di usare la tua stella d'oro per cambiare canzone, dato che ti è stato assegnato un pezzo di Mac, tra l'altro un pezzo fortissimo, Laura non c'è, però so che tu hai espresso dei dubbi, ecco, volevi cambiare canzone, volevo un attimo sentirti perché vedo dalla tua espressione che sei un po' contrariato, e se mi dici un attimo il tuo stato d'animo così cerchiamo di capire bene dove possiamo andare a parare, perché a noi piacerebbe, ma anche al pubblico piacerebbe ascoltarti su un qualcosa che è diverso rispetto fino a quello che hai proposto nelle prime due puntate. Sì, però adesso diciamo un po' ho ragionato, un po' più pensato riguardo le parole che mi sono state dette dal maestro Pierluigi, e personalmente penso di prenderla più come una doppia sfida e di impegnarmi anche il doppio, visto che non è nella mia corda quella canzone, come ha detto il maestro, però cercherò in tutti i modi di esprimermi al meglio e di far vedere che so fare anche questo e non solo canzoni classiche, non canzoni classiche, ma canzoni lente, non ritmate. Allora, tu sai che non tutti possono cantare, nel gergo si dice l'enciclopedia della musica, no? O il dizionario, no? Anch'io a volte ho delle difficoltà nel cantare dei pezzi piuttosto che altri, ma non posso fare all'interno di un concerto di 20 brani un repertorio che è solo all'appannaggio delle mie esigenze, delle mie corde e dei miei gusti musicali, perché significherebbe anche andare contro il pubblico, essendo io un crooner, cioè essendo un interprete. In questo caso tu sei un interprete, sì. Non scrivi le tue canzoni. Quando un giorno e se scriverai le tue canzoni, allora farai e scriverai quello che vuoi, ma in questo caso devi cercare anche di far capire al pubblico che sei bravo, oltre ai pezzi sui quali ti senti più forte, anche fare delle sfide con delle cose che ti fanno crescere. Quindi il tuo atteggiamento mi piace, perché all'inizio l'ho visto un po' così di sfida anche nei confronti di Pierluigi, come per dire ma no, io uso la stella d'oro, ci siamo incontrati anche fuori dall'accademia e ti avevo ripreso quando abbiamo girato un video tutti quanti insieme, perché hai detto guarda Lelio che le stelle nere possono essere consegnate anche fuori dall'accademia, ma non ti voglio dire questo, sei un ragazzo intelligente, sei un ragazzo che esprime tanto talento, tanta artisticità, però ecco, se esci ogni tanto fuori dalla tua
mimica facciale teatrale a noi fa piacere e ti cimenti con qualcosa di un po' più, tra virgolette, commerciale, non perché pezzi come La Cura o pezzi come A mano non siano commerciali, ma fanno parte di un repertorio diverso. Hai altre cose da dire? Per ora. A posto così? Posto così. Allora, merda. Merda. Dreams! Abbiamo ancora tanto da scoprire in questa puntata di Dreams Highlights. Mi raccomando, non andate via, solo un attimo di pubblicità. Dreams, dreams, dreams. Dreams, dreams, dreams. Durante una pausa nella sala relax arrivano a sorpresa i due giudici ufficiali, Lucio e Fausto, che hanno comunicato ai ragazzi una bella sorpresa. Dreams! Due ospiti che facciamo entrare, li dovreste conoscere. Come si dice? Bene. Hanno una comunicazione importante, vero ragazzi? Sì, bella, la comunicazione bella. È bella. Meno male. Allora, come immagino lo sapete, anche perché se non lo sapete siamo ancora più cattivi la prossima volta che giudichiamo, noi abbiamo una trasmissione su una web radio. E quindi abbiamo il piacere di invitare, di avere voi come ospiti, uno alla volta, nella nostra trasmissione radio, così vi parliamo a conoscervi e vi facciamo conoscere anche dal nostro pubblico sulla web radio. Facciamo un applauso. Applauso a Riccardo che riusciamo a vedere il suo viso. Lui era quello coperto dalla porta, esatto. Ha disegnato la sua chioma. Allora ragazzi, comunque una cosa molto bella e importante, e soprattutto sono esperienze in più che aiutano a prepararvi, no? Per affrontare meglio una radio, un'intervista, per affrontare meglio il pubblico. Quindi dovete veramente ringraziare i nostri giudici che con piacere hanno voluto rendere la loro trasmissione, diciamo, volerla unire a Dreams e soprattutto voler dare spazio a voi, ok? Prima di chi è? Aspetta, fino è indicato. È indicato, va bene. Iniziamo con Giorgia che è stata la prima stella oro. Okay. Quindi giovedì, se hai piacere, ti invitiamo in radio. Oh. Ovviamente non inviteremo in basso le stelle. Dobbiamo iniziare da qualcuno, abbiamo preferito iniziare da Giorgia che è stata la prima stella oro. La radio è Radio Cerrano Web e andremo in diretta sia su Radio Cerrano Web che sulla nostra pagina Facebook, è una vitaccia. Quindi comunque ci fa piacere avervi ospiti. E che bella cosa, ragazzi, eh? Lelio a casa. Gente seria. Allora Lucio mi prenoto. Gente seria, abbiamo detto. Fermate, venite. Lo dico? Lo dico? Grazie ragazzi, grazie. Quindi aspettiamo il giorno e prossimamente toccherà anche a voi. Buon lavoro! Grazie. Buon lavoro! La cosa bella è che i nostri ragazzi hanno fatto davvero gruppo e nei momenti di relax dove hanno condiviso un caffè e una chiacchiera non sono mancati i momenti di sostegno fra di loro. Dreams! La sua stella era color Michele. Color Michele! Color nero. La stella di tutto, color nero. Secondo me. Ditemi che ne pensate. Allora, diciamo una cosa, il nero snellisce. Questo periodo nero, diciamo, per parlare con te stesso e capirti meglio, in modo che dopo vai a vedere che sei più forte, cioè ti devi tipo riscoprire.
sfidante? Ma secondo voi è nascere nuove corde, lo sfidante? No, questo lo farò, non ci spoiler, però lo farò. Lo sfidante, chi sarà? Lo sfidante, bella domanda. O la domanda. La sfidante. Speriamo che siano capisci perché è una parte, ma è mia stessa. Sì, dai. Credo, spero di sì. Ma forza Silvia, noi dobbiamo sapere come l'hai presa sta cosa della sfida scorsa sera. Ma insieme. Stavolta male, male, ci sono rimasto molto molto male. Ne aspettavo un po', perché Angela comunque merita. Merita, e quindi si è visto che merita. Però ci sono rimasta lo stesso. Speriamo che il soggetto sia soprattutto. Pubblicità.
Questa volta ho accompagnato insieme a Riccardo il buon Antonio per andare a conoscere uno dei concorrenti più da vicino, ma lo facciamo attraverso un'intervista alla sua famiglia. Scopriamolo insieme di chi sto parlando. Dreams! Eravamo tre amici al bar. Ma che bar? Siamo al Bar Blanco a Città Sant'Angelo Marina e andiamo a conoscere da vicino la famiglia di Angela. Adesso però, cari ragazzi, caro Riccardo e caro Antonio, io vado a parlare con la famiglia di Angela perché so che voi state preparando una sorpresina per conoscere la nostra Angela sotto un altro aspetto, ok? Vado, venite con me. Eccoci qui che mi aspetta la big family della nostra Angela. Quanti siamo? Ben trovati! Buonasera. Buonasera. Allora, big family, giusto? Papattino? Sì, siamo una grande famiglia, abbiamo quattro figli. Angela è la più grande, ha 14 anni, poi ci sono Anna, Marino e Giovanni. E Giovanni. E la mamma, mamma Lorella. Mamma Lorella. Allora, io intanto, papattino, volevo chiederti, quando è arrivato il messaggio che la vostra Angela era entrata a far parte di questo gruppo di Dreams, dei 20 talentuosi abruzzesi, che cosa è successo in famiglia? Beh, c'è stata molta euforia perché poi Angela è molto legata al canto, ha molta passione per il canto, quindi per noi è stata una cosa veramente bella da vivere insieme in famiglia. E quindi i fratellini e la sorella, insomma non maggiore, la sorella maggiore dei fratellini, però minore di Angela, comunque sono stati contenti tutti, no? Tutti contenti, sono molto legati. Poi c'è Giovanni che sta prendendo, diciamo, anche il cammino di Angela, pure lui fa canto. Quindi. E Giovanni lo aspettiamo fra qualche anno alle prossime edizioni di Dreams, ma intanto ci spiana un po' la strada la nostra Angela. Ecco. Allora, quattro figli Tino, deve essere insomma importante essere un papà impegnato, devo dire, no? Sì, assolutamente, anche perché con quattro figli sono più attività che vengono fatte nel pomeriggio oltre le scuole, quindi mia moglie, che è bravissima in questo, riesce poi a organizzarsi per andare a accompagnare tutti e accontentare tutti quanti, perché ognuno c'è una passione differente. Ecco, Angela, come avete visto nella scorsa puntata, diciamo che ha avuto un piccolo momento di defiance, se lo vogliamo definire così, perché la nostra giudice Paola De Simone, insomma, gli ha dato dei consigli, tra parentesi, molto utili, però ce l'ha classificata all'ultimo posto e quindi Angela ha rischiato di prendere la stella nera perché è andata in sfida interna con Silvia, l'altra concorrente. Poi io vi devo dire che ero lì in studio quando gli abbiamo dato la stella nera a Silvia, vi posso garantire, e non è raro, anzi è raro, scusate, che una concorrente non gioisse per la sua vittoria, ma era dispiaciutissima invece per Silvia che aveva preso questa stella nera. Quindi già dice un po' tutto del carattere della vostra Angela. Lo stavo per anticipare, lei, quando io ero in macchina ad aspettare fuori, diciamo, gli studi, quando l'ho presa, lei non mi ha parlato di questa cosa qui, mi parlava di Silvia, che era dispiaciuta per Silvia, perché poi secondo lei era anche molto brava Silvia, è anche molto brava, quindi ha vissuto questa sua prima sfida a livello canoro con una ragazza che comunque meritava, secondo noi, secondo tutti, merita, insomma, di fare carriera, di andare avanti, perché è brava, sì, assolutamente. Brava Silvia, quindi. Beh, diciamo che poi lei è una perfezionista, Angela, quindi certo. Questo il fatto della stella rossa è stata per lei una bella batosta, perché è una che si impegna molto nelle cose che fa, quindi. Ma sarà uno stimolo, comunque volevo dire appunto che abbiamo 20 veramente talenti, non sì. A caso sono stati scelti tra tantissimi insomma iscritti a questo talent e sono stati scelti proprio da un nome importantissimo nel campo musicale nazionale che è maestro Beppe Vessicchio, quindi voglio dire abbiamo veramente una rosa di ragazzi molto molto talentuosi. Volevo parlare con mamma Lorella. Eccomi qua. Allora, mamma Lorella, questo sorriso la dice lunga, no? Io vedo papattino fuori gli studi, ma vedo anche tante volte mamma Lorella. Sì, io vengo sempre, l'accompagno, poi Tino viene la sera a riprenderla lui.
quindi sento la sua emozione il giorno quando viene, sempre molto carica, sempre propositiva, felice di partecipare al Dreams, perché la cosa importante non è retorica, però Angela non ambisce al primo posto, a lei la vittoria non importa. A lei fa piacere partecipare e stare in mezzo a questi ragazzi che ormai sono diventati amici. È vero. Quindi lei vive questa situazione veramente con amore. Quindi mi fa piacere perché ci mette veramente, veramente tanto di suo. Ecco, noi abbiamo creato questo spazio perché in realtà... Voi dite, perché ci volete far conoscere le famiglie? Uno, perché siamo orgogliosi di ognuno di questi ragazzi, perché sono, come ripeto sempre, di un'educazione unica, sono ragazzi rispettosi e sono ragazzi che amano stare insieme, quindi la nostra più grande vittoria come produzione è vederli non tanto in studio televisivo, ma quando sono in accademia, nella Crossover Academy, dove loro hanno più modo per stare insieme, per conoscersi e lasciarsi anche andare, perché sì, è vero che ci sono le telecamere, ma sono telecamere un po' nascoste, quindi diciamo che se non le vedono non si rendono conto di quello che fanno. E noi lì abbiamo veramente capito che abbiamo a che fare con 20 ragazzi che arrivano sicuramente da famiglie belle come la vostra. E grazie. Per quello che noi abbiamo voluto creare questo spazio, perché? Perché conoscere le famiglie in un certo senso ci fa capire meglio con che persona abbiamo a che fare. In questo caso parliamo di Angela. Allora, Angela è la prima di 4 figli, sì. Lorella. Quindi la prima sicuramente stravoluta, ma naturalmente come dopo sette anni di matrimonio, quindi super desiderata come tutti gli altri, perché il nostro desiderio effettivamente era una famiglia numerosa. Una famiglia numerosa. Sì. Allora, quando è arrivata Angela, qual è stato il vostro primo pensiero? Ah, cioè, avete pensato in lei un futuro? Cioè, già no. Tipo, io quando è nata mia figlia dico, oddio, adesso cosa farà da grande? No, noi abbiamo pensato di aver ricevuto una benedizione immensa, perché per noi avere lei era il frutto del nostro amore, ma è stato veramente un dono, desiderato, chiesto, pregato. Noi non posso dire che abbiamo una grande fede, però ci siamo affidati e alla fine, dopo 7 anni, è arrivata Angela, quindi per noi è stata veramente una benedizione del cielo. Allora, Angela, come mamma Lorella, come la vede in questo percorso? Guarda, io la sto vedendo molto più matura. Lei, quando ha iniziato il percorso, diciamo che ha iniziato più con l'avallo del papà che della mamma. Nel senso che, allora, se parliamo del Dreams, questo per il Dreams. Per quanto riguarda invece il percorso Canoro, diciamo che io l'ho vissuta sempre veramente con immensa gioia, perché lei, la prima canzone che ha cantato a 4 anni e mezzo, a lei piaceva cantare, appena si è messa in piedi si metteva davanti alla televisione. Quindi a 4 anni e mezzo avete capito che aveva un dono? Sì, lei ha cantato Io sono un topolino, quella è stata la sua prima canzone, ha fatto una piccola audizione e subito l'hanno presa e quindi ha iniziato questo piccolo percorso, poi piano piano ha iniziato a fare un pochino di scuola di canto, quindi a lei piaceva il canto, faceva anche danza, ha abbandonato la danza per il canto. Perché ha capito qual perché era la lei sua ama, storia. Lei ama il canto, lei ama il pianoforte e ama cantare al pianoforte, lei si esprime cantando, scrive anche delle canzoni. Wow. Sì. Abbiamo però altri 3 gioielli in casa, giusto? Sì. Eh? Sì. È arrivata poi la sorellina. Sì, desideratissima anche lei, Anna. Anna. E, diciamo che loro vivono quasi in simbiosi perché hanno solo 2 anni di differenza, quindi... Anna, quindi fra un po' toccherà anche a te venire a Dreams, se ti piace il canto. Abbiamo capito che invece Giovanni già è proiettato, sì, per questa arte meravigliosa, sì. E invece c'è Marino che invece no. No, diciamo che lui ama il calcio, il calcio, è lo sportivo di casa. Però posso farvi complimenti perché siete una bellissima, grazie, famiglia, un bellissimo, grazie, che poi ultimamente trovare famiglie così numerose, insomma, si fa fatica, perché infatti io mamma Lorella, come diceva prima papattino, ho un'aureola perché io non riesco a gestire mia figlia da sola, invece no, capisco che tutto moltiplicato per 4 è veramente complicato. Va bene, va bene, va bene così, guarda. Va benissimo. Non cambio il periodo
di 14 anni fa con quello di adesso. Wow, che bello. Va benissimo. So che c'è un aneddoto legato proprio a Giovanni, sì, ma che lega in un certo senso anche Angela. Sì, è vero. E forse sì, è proprio per questo che avete lo stesso dono canoro, sì, no? Perché Angela ha voluto fortemente questo, allora, nuovo membro, no? Sì, allora, Giovanni è stato, vabbè, desiderato da tutti noi, in particolar modo da Angela. E noi all'epoca avevamo Anna che andava ancora all'asilo insieme a Marino e c'era una suora, nostra, veramente il nostro angelo, che mi regalò questa coroncina. È una coroncina delle rose, la coroncina di Santa Teresa, che va pregata per chiedere delle grazie. Ecco, a te. Facciamola vedere. Quindi ha regalato questa coroncina, non so se Alberto ce l'ha adesso. Sì, e in pratica Angela, che aveva questo desiderio di un altro fratellino o sorellina, e pregava insieme a me tutte le mattine mentre andavamo a scuola. Lei faceva la seconda elementare, prima e seconda elementare, e nel percorso noi pregavamo insieme e facevamo questa coroncina tutte le sante mattine. Questa è una coroncina che di solito viene fatta per circa 15 giorni, ma io penso che noi l'abbiamo fatta per mesi. L'abbiamo fatta però, per mesi. Però ha funzionato. Ha funzionato, eh? Perché poi Angela, infatti lei ha riconosciuto, da bambina, ha riconosciuto che Giovanni è stato veramente un dono. Ma che bello, sì, che bello. Sì, sì. Ma cioè, di solito adesso io vi svelo anche questa cosa mia personale, no? Sì. Cioè la mia gioia che, lo sapete, noi siamo un po' una famiglia allargata, no? Quindi abbiamo anche un'altra figura come fratello, però Gioia ci chiede proprio una sorellina, un'altra sorellina, che, Gioia, tranquillizzati, non si può fare, però capisco, no, guarda, ve la lascio gentilmente, apprezzo comunque il gesto, ma ve la lascio molto volentieri, ma capisco il desiderio di una bambina, quanto può essere forte, perché io lo riconosco in mia figlia Gioia, che più o meno aveva l'età di Angela, sì, quando chiedeva un altro fratellino. Ed però, è arrivato. Però Gioia era da sola. Angela, mi stupisce il fatto che Angela già avesse una famiglia comunque, sì, numerosa, invece aveva questo desiderio. Però perdonatemi, io quel poco che l'ho conosciuta e che anche forse i telespettatori hanno percepito da casa, questa ragazza esprime veramente una bontà d'animo solo guardandola negli occhi, e quindi con questo ho voluto tirar fuori questo racconto per far conoscere meglio, insomma, la generosità che abbiamo detto all'inizio riguardando il discorso di Silvia, e quanta bontà d'animo ha una ragazza di soli 14 anni, con un grande talento. Grazie. Veramente, complimenti a tutti. Grazie. Voi, vi faccio io l'applauso. Grazie. Perché siete, grazie, una bellissima famiglia, veramente una bellissima famiglia. Allora, papà Tino, mamma Lorella e tutta la truppa, adesso noi, lo sapete che facciamo? Ci gustiamo invece Antonio e Riccardo, che hanno un secondo step che nessuno di voi a casa si aspetta, perché c'è una sorpresa per conoscere Angela su un altro suo aspetto. Freeze! Caro Riccardo, noi invece abbiamo cambiato il set e si vede benissimo, perché abbiamo le cose un po' più sostanziose e, come sostanza vuole, abbiamo deciso di incontrare e contattare, perché lo abbiamo fatto anche un pochettino andando alla ricerca, conoscendo eccetera, due docenti delle scuole medie, esattamente dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Silvi, che insegnavano alla nostra Angela. Questo perché, Riccardo? Perché la nostra Angela si è ritrovata un 5,5 sul pagellino della, appunto, ultima sfida, cosa che, storia ci racconta, non è mai successo. E allora ho contattato due docenti. Adesso a fianco a me ho la professoressa Marrone, insegnante di lettere, e poi andremo a conoscere un altro professore, il professore di matematica di Angela. Professoressa, una domanda: ma Angela 5,5? Allora, la cosa sorprende molto molto anche me, perché posso dire che in 3 anni di scuola media, per quanto riguarda la mia disciplina italiano, Angela ha sempre preso delle valutazioni eccellenti.
Non potrò mai dimenticare, tra l'altro, una versione canora della Divina Commedia, addirittura, realizzata insieme ad una compagna di classe. Quindi questo 5,5 per me rimane, allo stato attuale, un trauma, direi, e magari, insomma, mi incuriosisce, vorrei anche capire il perché, insomma, magari anche per me una novità assoluta e purtroppo la cosa mi dispiace. Però una delle cose di Angela che ricordo bene è che di fronte a qualsiasi difficoltà e a qualsiasi ostacolo, anche a scuola reagiva estremamente bene. Quindi io spero che anche questa sia l'ennesima opportunità per ripartire ancora meglio di prima, quindi per fare ancora di più, come ha sempre fatto anche a scuola. Certo, non mai sotto l'otto, mai sotto l'otto, quindi il 5 è una sfida, però le sfide Angela le affronta per fare meglio, questo è il ricordo che ho. Quindi Angela, auguri, in bocca al lupo, non farti abbattere da questo 5. Prof, è un po' come l'Araba Fenice, rinasce dalle sue ceneri. Dalle sue ceneri, esatto, esatto. Speriamo che il mito ci guidi in questo caso. Ma soprattutto, come diceva la mamma, perché noi sentivamo da qua mentre avveniva l'intervista anche con la famiglia, di certo, questi ostacoli, questi voti così aiutano, perché lo sono anche di sprono. Assolutamente sì, ripeto, in particolare per una ragazza come Angela, perché io, se la devo ricordare, la ricordo sempre con un'espressione di serenità, di pace, anche di fronte, ripeto, a delle situazioni di difficoltà. Quindi questo 5 adesso che purtroppo è arrivato, però io sono sicura che lei reagirà nel migliore dei modi, come ha sempre fatto. Ripeto, io di Angela ricordo gli occhi azzurri, pieni di serenità, soprattutto di fronte alle situazioni più difficili. Quindi Angela, non ci privare del tuo sorriso e della luce dei tuoi occhi, anche di fronte a questo maledetto 5, che insomma... Che però l'abbiamo ben sorpassato, perché naturalmente la sfida poi l'ha vinta, quindi siamo tranquilli. Ritornammo a vedere le stelle, per citare perfetto, Dante. Perfetto, perfetto, ecco, meno male. Quindi insomma, già in fase di risoluzione questo ostacolo incontrato sul percorso. Purtroppo tutti i percorsi sono fatti di ostacoli, e se non ci fossero gli ostacoli non sarebbero dei percorsi anche di crescita. Quindi insomma anche le difficoltà fanno crescere, e a scuola, ripeto, Angela è stata una fortuna per me lavorare con una ragazza di questo tipo, perché risoluta ma gentile, determinata ma sempre sensibile ed empatica. Quindi a scuola, quando c'era Angela, anche se la situazione era difficoltosa e spinosa, Angela ci portava tutti a fare pace. Quindi proprio con gli occhi e il sorriso, l'espressione della pacificatrice di professione, solo con la presenza. Quindi per me è una fortuna e un arricchimento per tutta la vita scolastica aver avuto una presenza come Angela. Prof, la sua emozione, le sue parole ci fanno capire quando anche a scuola Angela era amata. Ma di numeri si tratta, e abbiamo qui il professore di matematica. Ecco, aia, io adesso matematica e italiano, due linguaggi paralleli. Che non si incontrano, infatti vi ho messo ai lati del tavolo. Che procedono parallelamente. E allora parallelamente procedono, caro Riccardo, col professore di matematica, presentacelo. Ci spostiamo sulla parte scientifica, con il professor Mattoscio. Ecco, professore, in una scala da 1 a 10 il 5,5 non è sufficiente. Il 5,5 è un numero... A me proprio non piace per niente a scuola. Cosa ne pensa di questo voto? Anche per me è una sorpresa, come giustamente ricordava prima la professoressa d'italiano, e non è mai capitato negli anni passati una situazione di questo tipo. Però sicuramente, come già stato detto, è un'occasione anche per crescere, quindi sicuramente Angela già starà facendo il suo lavoro per porre rimedio a questa situazione e portare in alto questo risultato, che
quasi una sufficienza, però insomma, quindi diciamo che come inizio per adesso abbiamo questo e sicuramente farà di meglio nel futuro, perché noi la ricordiamo sempre come una ragazzina seria e responsabile, quindi sicuramente adesso recupererà. Professore, la professoressa parlava di Angela come pacificatrice. Lei che ricordo ha di Angela a scuola? Sì, lo stesso ricordo, perché Angela era un punto di riferimento sia per noi docenti, ma anche per i compagni di classe, diciamo. Quindi, essendo una ragazzina molto affidabile, le incaricavamo di risolvere piccole situazioni, ci aiutava sia nel lavoro di gestione della classe che in altre situazioni. È sempre stata una ragazzina affidabile e matura, molto matura per la sua età, quindi è proprio così, ci aiutava a risolvere piccoli conflitti all'interno della classe. E niente. Un'ultima domanda, un aneddoto che le viene in mente pensando ad Angela? Tanti ricordi, soprattutto nell'ultima parte dell'anno scolastico, quando eravamo in preparazione, diciamo, per gli esami di Stato. Lei era molto ansiosa, diciamo, è preoccupata di questo esame, quindi gli ultimi tempi passavamo più tempo a rincuorarci, diciamo, e a cercare di far capire l'importanza del passaggio di questo ciclo di studi. E quindi ecco, ricordo questa preoccupazione, questa ansia, questa preoccupazione che cresceva con il passare dei giorni, ecco. E poi ricordo la liberazione dopo l'esame, insomma, quindi il rilassamento. A proposito di esame, scusi, riprendo il microfono. Professoressa, sbaglio o Angela portava qualcosa che aveva a che fare con la deportazione, con Auschwitz, qualcosa del genere? Allora, io adesso devo fare uno sforzo di memoria non indifferente. Io per ritornare. Ricordo bene. Bene, allora se mi dà una mano. Lo ricordi anche tu? Sì. Allora, la professoressa italiano che è un po' un. Io mi ricordo un esame eccezionale, quindi al di là dell'ansia, che sicuramente c'è stata, però mi ricordo un autocontrollo e un'esposizione di Angela anche in sede di esame. Quindi dopo mi ricordo un esame di lockdown, di chiusura, ragazzi che non avevano la possibilità. Per i ragazzi, secondo me, è stato un periodo dannoso, perché avevano perso quello che era il contatto fattivo con le persone, quindi c'era solamente questo contatto con lo schermo. Lasciamo stare, speriamo che sia solo un ricordo, ecco. Esatto, come diceva il professore, però Angela, essendo una ragazza molto matura, responsabile, affidabile, di questa situazione dannosa così ne ha risentito sicuramente, sì, ma è stata abile in sede di esame a non insomma evidenziarne gli effetti negativi, quindi comunque in sede di esame ha saputo tranquillamente controllare l'emotività e anche un percorso pregresso non di quelli purtroppo normali, ecco, perché purtroppo sono 2 anni che a livello scolastico il percorso, diciamo, possiamo definirlo normale, e in sede di esame anche lì io mi ricordo Angela cantante, versione canora, perché ha fatto un'esibizione suonando anche il piano, eccezionale anche lì. E quindi da un esame importante ad un esame pure importante, ma in un'altra chiave, non ci rimane altro che brindare ad Angela, al suo futuro, a tutti i ragazzi, perché sono tutti eventi, come ricordavamo all'inizio, delle persone fantastiche, dei ragazzi unici, e quindi brindiamo al loro futuro, perché professoressa, voi avete a che fare con il futuro della nostra Italia ogni giorno, e quindi brindiamo a queste nuove generazioni, brindiamo alla nostra Angela, e che dire, se c'è Angela, a te e alla tua vittoria. Ad Angela! Ad Angela, ad Angela. Dreams, dreams. Comunicazione importante: da questo momento stop al televoto, perché
Conteggeremo tutti i voti arrivati fino adesso e la prossima settimana assegneremo la seconda stella blu. Adesso però non mi rimane far altro che darvi l'appuntamento a domenica prossima alle ore 21:30 sempre su Rete 8 con una nuova puntata di Dreams e tante novità. Per non perderle bisogna guardarci. Ciao! Questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere, fino ad arrivare dentro il cuore a un ritmo veloce, più forte che c'è. Dreams, tutti insieme.